Ed eccoci tornati in diretta con l'evento portante, il main event della nostra settimana monotematica della Finance TV Week, settimane monotematiche che Le Fonti ha deciso di organizzare proprio per far luce sul periodo post-Covid e soprattutto post-lockdown, con una parola chiave su tutte, cioè quella della ripartenza. Ecco qui una nuova finanza in un mondo diverso, lo scenario della finanza aziendale e le spinte verso un nuovo modello integrato. La parola chiave è proprio ripartenza, perché oggi con questo main event stiamo cercando di capire come questa ripartenza possa essere gestita nel dettaglio, parlando di mercato degli NPE nel contesto post-Covid. Quello c'è sempre, perché ovviamente da qui in avanti, anche con tutte le previsioni che abbiamo ricordato vengono fatte per il nostro paese, per la nostra economia, è fondamentale cercare di capire come aiutare chi sarà in difficoltà. E proprio di difficoltà oggi parliamo, perché parliamo della relazione tra le banche e le imprese UTP, cioè le imprese che avranno probabilmente maggiori difficoltà rispetto a prima ad assolvere ai loro debiti nei confronti delle banche. Quindi questo è il focus dedicato proprio agli UTP. Ne abbiamo già parlato nelle tavole rotonde precedenti, ma cerchiamo di farlo ancora meglio in questo momento, una tavola rotonda più lunga con maggiori relatori che ci aiuteranno a comprendere di più. Allora, io vado subito a salutare tutti coloro che interverranno, a partire da colui che in qualche modo mi aiuterà nella moderazione. Massimo Famularo, Managing Director and Head of Italian NPLs Distressed Technologies. Ciao Massimo. Buonasera. Buonasera Massimo. Allora, Francesco Lombardo, saluto gli altri relatori, partner Fresh Fields Brookhaus Deringer LLP, benvenuto. Buonasera. Riccardo Marciò, responsabile direzione NPL Banco di Desio della Brianza, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Saluto Antonella Pagano, Managing Director Financial Services Accenture. Buonasera, avete ragione, ormai siamo verso sera. E Buonasera. Buonasera a tutti. saluto anche Andrea Tresoldi, Head of UTP Business Intrum Italy. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora Massimo, io mi sono permessa di dare del tu solo a te, perché sarai mio, come dire, co-conduttore, sarai co-conduttore con me di questa tavola rotonda, perciò lascio a te l'introduzione, magari sulla base di quello che è emerso fino adesso e sulla base di quello che poco fa io dicevo, che sono i punti fondamentali, quindi ripartenza in un periodo sicuramente di crescenti difficoltà. Grazie mille, Manuela. Io direi innanzitutto, anche per entrare poi abbastanza velocemente nella discussione, uno degli elementi che potremmo utilizzare come primo sasso nello stagno è quello che è stato un po' anche evidenziato negli interventi precedenti, ma su cui tipicamente non si fa molta attenzione, è che lo status di UTP è in teoria come posso dire, una condizione transitoria, una condizione che dovrebbe essere di temporanea difficoltà. Temporanea, poi in realtà finisce magari per durare un po' più di quello che si creda, e che quindi è caratterizzato esattamente da questa ambiguità, ossia da una certa probabilità di potersi deteriorare ulteriormente e quindi posizioni incagliate diventare sofferenza, o se curate correttamente rientrare in bonis. Quindi direi il primo sasso che lancio a Riccardo Marciò e Andrea Tressoldi nello stagno, in senso figurato, è che in condizioni di normalità si dice che spesso alcune posizioni che sono classificate come UTP sono in realtà già dei non performing. Ora, dopo questa fondamentale discontinuità causata dal lockdown e dalla crisi legata alla pandemia da Covid-19, guardando oggi a chi ha in mano grandi portafogli di posizioni likely to pay, e quante di queste posizioni in realtà sono già di fatto destinate a diventare non performing, e soprattutto come chi ha la gestione di queste posizioni si sta preparando a questo cambio di classificazione che si verificherà nei prossimi 12-18 mesi? Beh, Massimo, è un bel sasso quello che hai lanciato, come primo nello stagno, effettivamente, perché insomma, da qui poi partiranno tutta un'altra serie di discussioni. Prego, allora, partiamo da Marciò. Grazie. Allora, sì, diciamo che è una valutazione difficile da fare, comunque ci proviamo. Partiamo da alcuni presupposti per quanto riguarda questo ragionamento, il primo dei quali l'aveva toccato Vito Ruscigno quando aveva fatto la panoramica di quello che è successo tra il 2015 e il 2019, cioè siamo passati da 320 miliardi a 130 miliardi, e questo vuol dire che diciamo, le banche erano riuscite fino alla fine del 2019 a ridurre gli stock del deteriorato, ovviamente lavorando in particolar modo sulla parte di sofferenze.
quindi diciamo delle posizioni in liquidazione. Ha anche fatto un passaggio non secondario, anche se magari diciamo passato forse non ha l'attenzione che merita, della differenza che c'è tra le rettifiche, cioè gli accantonamenti che le banche fanno sulle sofferenze e gli accantonamenti che fanno sugli UTP. Ecco, partiamo da questo presupposto. Per cui è chiaro che chi ha avuto la fortuna, chiamiamola così, o comunque l'accortezza di anticipare un momento che era impossibile immaginare, quello del Covid, e arrivare un po' più scarico di deteriorato, affacciandosi a un 2020, quindi con un NPL ratio un po' più scarico, ha meno preoccupazioni in tal senso. Chi è rimasto più zavorrato, qualche problema in più ce lo può avere, e cioè il problema in più è avere un NPL ratio alto, avere la necessità di classificare e classificando a sofferenze di aumentare le rettifiche che vanno a drenare sul conto economico che già soffre per via della situazione. Diciamo della sanitaria e di crisi economica che abbiamo oggi. E quindi effettivamente può succedere che vi siano delle situazioni che, ancorché in situazione liquidatoria di going concern, siano ancora classificate OTP. Sì. Io però non voglio anticipare un argomento che mi piacerebbe poi affrontare con voi tutti più avanti. Sono convinto che questa situazione che porterà ad un aumento importante degli UTP, favorirà necessariamente anche la classificazione, quindi un travaso delle effettive situazioni liquidatorie UTP, quelle difficilmente recuperabili, verso le sofferenze per un motivo molto semplice. Abbiamo sentito, negli interventi di prima interessantissimi, diciamo, delle rappresentazioni del mercato diciamo degli NPLs in generale, quindi delle cessioni, delle cartolarizzazioni e quant'altro. È un mercato maturo, abbiamo detto, è vero, ma è un mercato maturo che si è specializzato in 20 anni su una quota specifica del credito deteriorato, cioè sulle sofferenze. Invece siamo ancora molto lontani da una maturità sul mercato degli UTP, perché stiamo parlando di due cose diverse che poi vedremo. È chiaro che dovendo fare degli alleggerimenti, come diceva prima Massimo Racca, è chiaro che diciamo, il regolatore internazionale, il regolatore europeo oggi tiene magari uno o due occhi chiusi, ma domani, cioè domani mattina, li riaprirà e comincerà a chiedere di abbassare di nuovo gli NPL ratio e quindi imporrà alle banche di tornare a fare delle importanti cessioni. Io sono convinto che oggi come oggi, in una situazione in cui siamo, è più facile continuare a cedere posizioni liquidatorie, quindi già classificate a sofferenze o comunque UTP ma liquidatorie, cioè in situazioni di going concern, piuttosto che UTP vivi. Poi lo vedremo dopo. È chiaro che se la classificazione a UTP di una posizione in going concern è classificata in quella maniera per carenza di coperture, perdonatemi la franchezza, sarà più difficile cederla. E Certo. quindi ecco che il problema si pone, quindi a mio parere il passaggio ci sarà. C'è anche un altro problema, e questo è un problema che mi preoccupa tantissimo come diciamo responsabile di una divisione che deve appunto cercare in qualche modo di parare l'onda quando arriverà alla fine di quest'anno e più che altro l'anno prossimo, è che arriveranno situazioni, realtà di persone, imprenditori che si sono trovati in difficoltà non per colpa loro. Quindi saranno ancora più avviliti, ancora più incattiviti, perdonatemi. E quindi è una situazione che per chi come noi la clientela la segue da vicino, la segue passo passo, saranno situazioni ancora più delicate che non favoriranno, almeno inizialmente, un discorso di cessioni, proprio per evitare di abbandonare persone che proprio non se la sono meritata la situazione, o realtà o entità industriali o imprenditoriali. No, no, certo, anche questo punto, grazie, perché è fondamentale anche analizzare questo, perché nel momento in cui si parla di partecipazione
passaggio di una nuova ondata da aziende bonus a aziende UTP, bisogna calcolare anche il perché ci siano arrivati, no? Quindi, voglio dire, tutti voi siete abituati a gestire questo passaggio alla sofferenza, per così dire, quando appunto si creano nuove imprese UTP, ma in questo caso ci sono tante altre motivazioni che sconfinano nel sociale e nella sofferenza che già abbiamo avuto per l'emergenza sanitaria. Quindi su questa sollecitazione io do la parola appunto a Andrea Tresoldi. Prego. Allora, grazie. Innanzitutto, per rispondere alla domanda, di Massimo, allora, in base alla nostra esperienza, almeno una pratica su due, o una pratica su tre nei portafogli delle banche, sono, di fatto degli NPL mascherati, cioè degli UTP che di fatto troverebbero una più corretta classificazione, come NPL. E la ragione è molto semplice: come accennava prima Riccardo, il dottor Marciò, mediamente un UTP oggi è accantonato nei bilanci delle banche intorno al 37-38%, una sofferenza è accantonata mediamente nei bilanci delle banche al 65%, quindi c'è un salto tra le due classificazioni di 27 punti percentuali. Immaginate, su un portafoglio di 100 milioni di UTP, 27 punti percentuali sono 27 milioni. Su il conto economico di una banca di piccole dimensioni, questo rappresenta l'utile di 2 anni. Quindi il fatto di avere, delle difficoltà e di avere delle attenzioni nei processi di classificazione riflette inevitabilmente, quello che è, il tipo di accantonamento e il livello di accantonamento che deve essere mediamente postato a fronte appunto del rischio sottostante. C'è però da dire una cosa, molto importante. C'è una grossa differenza tra gli UTP, riferiti a persone fisiche e gli UTP riferiti a persone giuridiche. Gli UTP riferiti a persone fisiche hanno dei tempi di, si dice, attraversamento nello stato classificatorio molto breve, molto veloce. Quindi, quando ci riferiamo a quel tipo di portafoglio, la classificazione è molto realistica, ed è interesse, mediamente delle banche, ma anche dei soggetti che gestiscono per conto delle banche queste pratiche, di trovare una, diciamo, una sistemazione definitiva alla pratica, una giusta classificazione in tempi molto brevi. Nel caso invece di persone giuridiche, questi tempi si allungano sensibilmente, anche perché subentrano chiaramente tutti i processi di definizione della crisi, che sono anche abbastanza complessi e regolati, che inevitabilmente prolungano i tempi di giacenza delle pratiche in questo tipo di categoria. Un'ulteriore considerazione è legata al fatto che, molto spesso le pratiche, classificate UTP sono associate a posizioni che sono garantite da immobili. E non sempre, di fatto si riesce ad effettuare delle valutazioni precise e puntuali che facciano una fotografia, fedele del reale stato, manutentivo, occupazionale, tecnico, amministrativo dell'immobile, che quindi in qualche modo permettano di dare una fotografia fedele alla reale, diciamo, al reale profilo di rischio delle pratiche. Questo per dire in sostanza che, appunto, quel 30-40% delle pratiche UTP che convenzionalmente si considerano NPL hanno dietro delle problematiche che devono essere affrontate e che sono affrontate con dei processi complessi che quindi richiedono anche dei tempi di metabolizzazione da parte delle banche, comunque non brevi. Ecco, Antonella Pagano, arrivo da lei, stessa cosa, insomma, sicuramente non saranno tempi facili. Antonella, mi Scusate, senti? ero in mute, Ecco, eccoci. perfetto, benissimo, prego. No, assolutamente. Ma io riprenderei un po' dei concetti che sono stati anticipati da Riccardo e Andrea sul discorso quali sono gli UTP, quali sono anche le complessità legate alla gestione degli UTP. Nel senso che se ci focalizziamo su gli UTP veri, cioè going concern, quindi quelli, le situazioni nelle quali c'è ancora un sottostante di un'azienda, lascio da parte per un momento la parte del retail, quindi crediti verso persone fisiche per focalizzarci sulla parte dei crediti SME corporate. Quindi, sgombrando da quelli che sono classificati come UTP, ma tutto sommato vanno gestiti con un'ottica di recupero del credito, quindi molto, molto simile a quello delle sofferenze.
e mettendo per un attimo da parte anche quello che sono le posizioni garantite da un immobile, cioè laddove dall'altra parte sì, c'è una società, ma in realtà è una società che è il veicolo per lo sviluppo di un immobile real estate, in cui le modalità per gestire la posizione, insomma, non si discostano molto da quelle necessarie per gestire una posizione con un immobile in sofferenza, nel senso che l'ottica è la valorizzazione dell'immobile sottostante. Quindi focalizzandoci sulla parte invece in cui abbiamo una posizione nei confronti di un'azienda che per quanto in una situazione di tensione finanziaria, di crisi, però è un'azienda viva. E questo rende il tutto estremamente più complicato rispetto alla gestione di un credito che si è cristallizzato e quindi è una sofferenza da portare in qualche modo al recupero, magari con strategie proattive di negoziazione, ma comunque una situazione statica. L'UTP verso una realtà industriale è una realtà dinamica che si muove e che quindi richiede dall'altra parte delle competenze specifiche e ulteriori, diciamo, rispetto a quelle che sono necessarie per la gestione delle sofferenze. In particolare c'è un tema di know-how sul credito, quindi competenze di credito, quindi capire perché una determinata società ha bisogno di certe linee di credito, quindi anche per poter decidere come trovare la migliore soluzione per potenzialmente riportarle in bonus. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, soprattutto quando si lavora come supporto, diciamo come gestori per conto di una banca. E due, anche avere quelle nozioni necessarie per sedere a un tavolo negoziale, perché molte di queste posizioni sono già entrate, potenzialmente entreranno a breve in qualche forma di restructuring, quindi un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento, un contratto di continuità. Quindi sono delle technicality che bisogna assolutamente conoscere per poter adeguatamente gestire. Quindi questi sono aspetti che chi vada a gestire delle posizioni UTP, sia che lo faccia per conto di una banca, sia che lo faccia per un investitore, quindi per un portafoglio ceduto, deve comunque avere in casa. In più c'è anche un tema di sistemi gestionali adeguati, nel senso che appunto devono essere coerenti con tutte le tipologie di soluzioni che possono essere trovate appunto in una situazione di restructuring e anche dei sistemi, se vogliamo, di monitoraggio un po' diversi rispetto a quelli delle sofferenze, proprio perché la tempestività nell'intervenire è decisamente fondamentale. Nelle sofferenze sicuramente perdere tempo porta a dei ritardi nei recuperi e magari a volte anche un po' di riduzione. Negli UTP perdere tempo è esenziale. Un altro aspetto sul quale volevo condividere un po' qualche riflessione con voi è quello legato appunto alla diversità nel momento in cui si va a operare per conto della banca, quindi un cosiddetto outsourcing, rispetto a quando si va a gestire per conto di un investitore che ha acquistato un portafoglio. Allora, se parliamo di un player esterno che si affianca alla banca nella gestione, diventa veramente fondamentale la definizione chiara di dove sono le rispettive aree di intervento, i perimetri, i poteri delegati, i meccanismi cosiddetti di cerniera tra le due parti, in modo che ci sia la certezza che le informazioni e lo scambio, diciamo, dei dati, l'elaborazione della strategia sia fatta in coerenza rispetto a qualche linea guida comunque chiaramente definita. Questo ancora una volta per evitare che si creino degli impasse, quindi i tempi magari per la definizione, per la decisione, magari su una proposta di ristrutturazione non si allunghino più del dovuto. Quindi Certo. la cosa di esternalizzare dovrebbe portare a potenziare come dire, quello che fa la banca, non certo a renderlo ancora più lungo. Un altro aspetto invece che diventa molto rilevante quando si va su una cessione di portafogli è quello di essere certo che nel passaggio non si perda tutta la storia della pratica e anche tutto il lavoro fatto, perché immaginate un'azienda che ha negoziato a un tavolo negoziale con un tot di banche, a un certo punto una posizione viene ceduta a un investitore terzo, certo non può rischiare di cominciare da capo, perché altrimenti il paziente rischia di morire nel tempo necessario per Sì, farlo. esatto, Quindi torniamo al discorso della tempestività di cui lei parlava, Antonella, certo, sempre la esattamente. stessa Quindi cosa. questo è molto importante che si utilizzi bene il tempo, sia nella fase di due diligence preacquisitiva, Sì. studiare, ma anche nei cosiddetti interim period, cioè nei tempi che intercorrono tra quando comunque viene definito, anzi poi tecnicamente c'è una prima parte tra il cosiddetto signing e il closing, quindi tra quando viene scelto, diciamo così, l'acquirente e quando poi diventa efficace la cessione, ma anche l'eventuale tempo successivo rispetto
al trasferimento, diciamo, del portafoglio in capo all'acquirente. Quindi Ok. fare in modo che durante questo periodo effettivamente ci sia un passaggio di consegne, un passaggio di informazioni, un allineamento proprio per evitare che, che ci sia un pregiudizio nella modalità di gestione Certo, temporanea. certo. Ecco, io mi riaggancio proprio alla parola che ha usato Antonella, che ho riportato, cioè la tempestività, per dare la parola all'avvocato Lombardo, proprio per avere anche una view di tipo legale, no? Quando si parla. Allora, è vero, una parola che ha usato Antonella, ma è una parola che credo abbiamo evocato tantissimo in questi mesi di coronavirus e di lockdown e che probabilmente evocheremo e chiameremo a viva voce anche nei prossimi mesi. Prego, avvocato. Mute. Deve attivare il microfono e poi la sentiamo, prego, eccoci qui. Prego. Sicuramente anche insomma, la tempestività è uno dei fattori fondamentali nella gestione di un OTP. Devo dire, un po' forse provando a fare anche un po' da collante rispetto alle riflessioni fatte, un pensiero che emerge è che è chiaro un po' a tutti che c'è una enorme differenza, diciamo, in natura tra un NPL e un UTP. E quindi evidentemente quello che è stata la capacità anche di gestire e risolvere in parte il problema dell'NPL negli ultimi anni e quello che in qualche modo il sistema bancario stesso stava facendo, andava evidentemente in una direzione giusta, che non necessariamente però purtroppo è quella, è la modalità per affrontare anche l'UTP. Ci dicevamo, l'UTP rappresenta sostanzialmente una posizione viva. E quindi una posizione dove il tempo è denaro e quello che si perde in termini di tempo in qualche modo ha un effetto anche sulle condizioni della società. Forse quello che dovrebbe essere un po' l'auspicio, almeno per quello che può essere, diciamo, dal nostro di osservatorio, anche paragonando quella che è la realtà domestica rispetto anche a quello che si fa in altri paesi diversi dall'Italia, è un po' un migrare da una logica completamente finanziaria, che forse è tipica dell'NPL, che prevede sostanzialmente un'ottica liquidatoria, quindi di recupero del credito, a un'ottica invece forse più economica, di tipo industriale, di tipo business, quindi che entri un po' più nelle logiche, proprio nel sostrato, diciamo, aziendale della posizione UTP specifica e che tenga conto del fatto che UTP significa stakeholders di varia natura, cioè che sono i managers, che sono gli azionisti, che sono i dipendenti, che sono i fornitori, diciamo, è tutto il cosmo che gira intorno, diciamo, all'azienda stessa. Quindi il rischio di andare a considerare l'UTP e gestirlo come è stato gestito un NPL è altissimo. Il rischio vero è che si rischia proprio, scusate il gioco di parole, con un'ottica molto silos di dimenticarsi che in verità un'azienda va inserita e va considerata in un tessuto socio-economico, che ha quindi tutta una serie di conseguenze. Certo. Beh, sì, torniamo, esatto, avvocato, al contesto sociale, anche socio-economico, in questo caso di cui parlavamo anche prima, no? E quindi è da considerare anche questo risvolto ulteriore nell'ambito della crisi che abbiamo vissuto, perché non è una crisi come altre magari che hanno preceduto questa. Qui abbiamo veramente tanti pezzettini da aggiungere per cercare di capire come ripartire, no? E questo è il punto focale. Assolutamente, cioè è stata ed è attualmente una crisi assolutamente forse diversa dalle precedenti, è una crisi che non riguarda un unico settore, ma che è andata Esatto. sostanzialmente a toccare la vita delle persone, quindi per effetto la vita delle aziende. Ha Sì. avuto un effetto domino a tutto spiano e tranne pochissimi settori che sono stati, diciamo, in qualche modo coinvolti dalla crisi anche positivamente, nel senso che hanno poi sviluppato del business per sostenere le problematiche magari sanitarie. E a parte quello che è stato, diciamo, il bene essenziale, quindi magari il food piuttosto che la sanità diciamo, in senso molto ampio, tutto il resto del mondo economico si è completamente fermato. E quindi di Assolutamente. questo evidentemente non si può non tenere conto. E devo dire che Assolutamente. questo magari darà anche lo spunto per andare a capire che effettivamente il mercato dell'UTP, a differenza di quello NPL, è un mercato che deve necessariamente essere letto in una serie di declinazioni diverse. Si è parlato di piccola e media impresa, si è accennato al retail, che in qualche modo, diciamo, l'effetto che questa crisi avrà sulle famiglie avrà evidentemente delle conseguenze, perché oggi, diciamo, riusciamo a mantenerci a galla, abbiamo le casse integrazioni, poi la cassa integrazione finirà, bisognerà capire il business come si muoverà, l'effetto che questo avrà sulle famiglie e quindi a conseguenza,
sul consumo, ci sono poi tante altre realtà. Si è parlato di mobili. I fondi immobiliari, ad esempio, dall'attuale normativa restano completamente esclusi. Non è che i fondi immobiliari non subiscono un danno dall'attuale crisi, perché anche loro hanno dei conduttori, hanno delle spese da pagare, hanno dei lavori di ristrutturazione da fare, hanno dei fornitori, e quindi anche lì un effetto domino evidentemente ci sarà, ma si è fatta una scelta forse di campo, forse giusta, forse no, lo vedremo, di andarsi in questo momento a focalizzare su quelle che sono le aziende di piccole e medie dimensioni, che sicuramente coprono la stragrande maggioranza, diciamo, del mercato. Ok, certo, assolutamente, non a caso poi proprio nel corso di questo main event abbiamo letto anche cosa ci rimanda e quale fotografia ci rimanda il rapporto Censis, cioè gli italiani che hanno paura proprio di guardare al futuro, no? Quindi quello che stavamo dicendo anche noi. Massimo Famularo, torno da te con diciamo un raccordo su quello che potrebbe essere l'ulteriore spunto di questa tavola rotonda, quindi per fare un passo in avanti. Assolutamente. Quindi diciamo, partendo dalla premessa che, come abbiamo tutti detto più volte, la gestione degli UTP è radicalmente differente da quella dei non performing, non fosse altro che per il fatto che non si può far fallire due volte un'azienda che è già fallita, mentre invece quando si ha a che fare con un'azienda che è in difficoltà, diciamo, come posso dire, il downside è abbastanza evidente. E quindi mi concentrerei come secondo sasso, diciamo, da lanciare un po' per tutto il panel, a quello degli strumenti, se vogliamo, di cura, degli strumenti per la gestione delle posizioni TP, che inevitabilmente devono in qualche modo includere la possibilità di offrire nuova finanza a queste posizioni, il che è, diciamo, un grossissimo problema, perché come è stato detto più volte ci sono enormi criticità nel portare nuova finanza, ma devono anche avere delle competenze di carattere gestionale che sono tipicamente assenti in chi fa una gestione liquidativa. Si pensi anche, non so, a una gestione proattiva del real estate, quella che prevede il completamento di strutture non finite, senza andare a quella che ovviamente è per definizione la competenza della gestione alla credit bureau, che è quindi il restructuring. Quindi, diciamo, il secondo sasso è come in qualche modo possono strutturarsi coloro che hanno la gestione di questa tipologia di posizioni per fare in modo, diciamo, di salvare il salvabile, sia dal punto di vista, diciamo, finanziario, il che magari con un occhio anche a tematiche prima evidenziate da Francesco, anche attraverso il ricorso a intermediari non bancari, piuttosto che a gestori specializzati, e alla pronta, diciamo, alla costituzione anche di strutture organizzative dedicate. Insomma, quindi come si effettua questa cura degli unlikely to pay? Ok, ripartirei a questo punto, se sei d'accordo anche tu Massimo, da Riccardo Marciò. Certo. Va bene. Era un po' qui che volevo arrivare anche prima, quando ho accennato al fatto che non volevo anticipare argomenti che, ahimè, mi sono molto cari e vicini. E da quando è iniziato il mercato degli unlikely to pay, che diciamo che è diverso da quello delle sofferenze. E a me piace, così, se vogliamo, un po' provocare, e vorrei quantificare la differenza, e cioè dire che mi piacerebbe vedere quanti gestori delle piattaforme di servicing che in questo momento gestiscono le cartolarizzazioni sanno leggere un bilancio o un piano industriale o un conto economico prospettico magari dei successivi 2 anni, o banalmente dare una valutazione critica dei sogni che l'advisor pone sul tavolo, sui tavoli di ristrutturazione. Mentre nel contempo, dall'altra parte, non è assolutamente richiesto a chi partecipa ai tavoli di ristrutturazione che sappia qual è la differenza tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi. Quindi sono due mondi completamente diversi. Ed è questo il discorso, proprio è come approcciare il problema. E qui arriviamo al vero tema, cioè: se è vero che io devo fare una valutazione analitica del business dell'UTP per capire se è salvabile o non è salvabile, per capire se intervenire o non intervenire, non posso al momento, almeno, applicare sistemi statistici, modelli statistici che vengono invece applicati nelle situazioni liquidatorie in caso di cessione di NPL. E pertanto le due diligence diventano estremamente pesanti, estremamente difficili, estremamente lunghe. Questo fa sì che il mercato degli UTP fino adesso ha espresso tendenzialmente delle operazioni particolarmente rilevanti. Un investitore non mette un team a valutare una serie di UTP
se questa serie di UTP non sono particolarmente rotondi e non gli portano a casa dei rilevanti incassi o dei rilevanti ritorni, qualora ovviamente l'operazione vada bene. Escludendo di fatto le portafogli delle banche come il Banco Desio, delle LSI, che sono rivolti alle piccole e medie imprese, perché sono più frazionati, perché sono più piccoli i crediti, perché il team che valuta un ferramenta è lo stesso che valuta, non so io, la Condotte, per dire, e costa uguale, solo che con la Condotte si parla di miliardi, con l'artigiano si parla di qualche centinaia di miliardi di euro. Per questo motivo io mi immagino un'evoluzione, diciamo, del mercato degli UTP, che è quella che praticamente è successa in questi 20 anni con le sofferenze. Oggi come oggi, chiunque è seduto alla mia poltrona in ogni banca sa benissimo che quando mette in vendita un portafoglio di sofferenze ci sono alcuni diciamo, investitori che sono più diciamo, allettati da credito al consumo, altri chirografario corporate, altri l'ipotecario, e ovviamente sa che ci sono delle specializzazioni all'interno del mercato. Idem per quanto riguarda il servicer, quindi idem per quanto riguarda l'outsourcing. Sul discorso UTP, questa cosa qui deve ancora, a mio parere, svilupparsi. Non già nella parte alta, abbiamo visto che prima facevano, mi sembra Vito facesse riferimento proprio alle operazioni Intrum e Prelios per quanto riguarda gli UTP, ma stiamo parlando appunto, come si diceva prima, di ticket importanti, ma per quanto riguarda la fascia bassa. Un esempio potrebbe essere un affiancamento magari di questi servicer alla banca, che inizialmente porta avanti essa stessa il contatto con il cliente, che conosce molto bene, mettendo a disposizione quelle che sono le esperienze professionali di banca. E nel contempo il servicer valuta assieme ai propri investitori quelle migliori opportunità per intervenire, perché, come ricordava prima Massimo Racca, effettivamente le banche hanno il grosso limite di non poter finanziare gli UTP, ma hanno il grosso vantaggio rispetto a chiunque di conoscere molto bene il cliente e quindi di fare delle valutazioni sicuramente più sensate. Probabilmente nei confronti dei portafogli più frazionati, una JV con gli outsourcer sarebbe più interessante, che poi porta magari a cessioni, a interventi da parte di investitori, ma in un secondo momento più interessante di una cessione in blocco dei portafogli. Ecco, grazie Riccardo Marciò anche per capire quali potrebbero essere proprio le operazioni più interessanti. Andiamo su queste idee con Andrea Tresoldi, prego. Allora, condivido tutto quello che ha detto il dottor Marciò. I fattori abilitanti, a mio avviso, innanzitutto sono le competenze creditizie. Qua parliamo di società vive che devono essere valutate in merito alla loro capacità di continuare a servire il debito nella forma esistente, in una forma rimodulata, ma e quindi di fatto la prima competenza fondamentale che chiunque si avvicina a un UTP deve avere, deve mantenere sempre alto, appunto, in termini di capacità, è la competenza creditizia. Però a queste si affiancano anche competenze che di fatto il mercato è in grado di fornire a supporto delle banche, che le banche non sempre sono in grado di sviluppare internamente, che sono competenze di natura industriale. Quando parlo industriale parlo di una filiera industriale che integri di fatto un ragionamento che è centrato sull'azienda, ma che guardi anche a ciò che c'è a monte e a valle di quell'azienda. Competenze finanziarie, e queste sicuramente di fatto sono, come giustamente diceva anche prima l'avvocato Lombardo, sono tra le più diffuse oggi sul mercato e tra le più applicate anche nella gestione degli UTP. Competenze commerciali, e questo è un fattore molto importante. Perché commerciali? Perché è fondamentale, un fattore abilitante, uno dei principali fattori abilitanti nella gestione di un UTP è il fatto di conoscere il debitore anche commercialmente, conoscere la realtà non solo imprenditoriale e industriale in cui è inserito, ma avere un approccio quasi sostitutivo della sua capacità di rilanciare l'azienda da un punto di vista commerciale. E qui sono fortunate le banche che hanno deciso per un modello organizzativo di gestione degli UTP che è centrato sulla rete dei propri sportelli. Sono sicuramente banche che hanno adottato un modello che è vincente rispetto alle banche che invece decidono di accentrare presso le proprie sedi centrali delle funzioni di
nelle funzioni di restructuring tutta la gestione di questi UTP. Ci sono poi competenze tecniche. Due pratiche su tre oggi nei bilanci delle banche hanno come sottostante un immobile, e la banca, per quanto possa investire in funzioni specialistiche, non potrà mai sostituirsi in termini di conoscenza a un imprenditore o a un soggetto che sviluppa competenze specifiche nel settore immobiliare. Quindi, ecco, tutte queste competenze vanno messe insieme. Sicuramente la nuova finanza è un fattore, è un altro fattore abilitante importantissimo, ma non in termini di massa. La nuova finanza va gestita, la nuova finanza a volte non è necessaria negli importi, nelle quantità che si può immaginare in prima battuta, ma magari è necessaria solo in forma estremamente limitata per abilitare il riavvio di determinati processi o lo sblocco di determinate situazioni che si sono bloccate temporaneamente. In tutto questo, la cosa fondamentale, chiaramente, forse di nuovo uno dei fattori abilitanti più importanti, è il consenso del debitore. Alla fine, quando parliamo di UTP, parliamo di una società, e la società è del debitore, il creditore, il servicer hanno poco da dire se il debitore si oppone a un'ingerenza anche nel merito e anche magari qualificata nella gestione della loro azienda o del loro asset. Quindi, certo, diciamo, il consenso del debitore è un fattore assolutamente fondamentale. Da un punto di vista dell'argomento della complementarietà a cui faceva riferimento il dottor Marciò, noi come servicer siamo assolutamente convinti che questa sia la giusta chiave di lettura. Non ha senso che un servicer si sostituisca in pieno a una banca nella gestione di queste masse ingenti di crediti, ha senso che banca e servicer specialistici lavorino in osmosi e che i servicer siano in grado di fornire alle banche nei vari ambiti di competenza quei servizi che integrano le esigenze delle banche lì dove appunto le banche non hanno possibilità o tempo a volte di arrivare autonomamente. Certo, ecco, intanto Andrea Tresoldi ha ripreso proprio anche il titolo nel suo discorso, tra le varie cose che ha detto, che abbiamo proprio evidenziato sul nostro sito per inserirci nella Finance TV Week, c'è una nuova finanza in un mondo diverso. A questo punto il collegamento mi viene spontaneo, ridò la parola ad Antonella Pagano, visto che parliamo di una nuova finanza e in che direzione dobbiamo andare, ovviamente stando anche a quello che hanno detto chi l'ha preceduta. Chi ha detto chi l'ha preceduta? Sì, sicuramente... come hanno fatto notare anche i colleghi prima, la nuova finanza è molto delicato, sia per il discorso che bisogna trovare chi è pronto a derogare la nuova finanza, quindi chi strutturalmente ha un appetito per il rischio diverso rispetto a quello che può avere una banca e magari non ha i temi di assorbimento patrimoniale che una banca ha nell'erogare credito a una società che è un NPE. E c'è anche un tema di forme tecniche, quindi adesso, senza scendere troppo nei tecnicismi, però il fatto di dover, nel momento in cui un soggetto, un investitore compra il portafoglio, magari anche voglia di investire per magari rilanciare alcuni immobili piuttosto che investire nell'industria, quindi c'è una parte, diciamo, di investimento, di copertura delle capex, diciamo così, e quello sostanzialmente è un po' più facilmente gestibile. Poi c'è il tema invece del fabbisogno di capitale circolante, che tipicamente è qualcosa che i fondi fanno difficoltà a coprire, quindi si trovano magari normalmente degli escamotage in modo tale da trovare comunque chi fa fronting, quindi riesce a comunque gestire anche le forme tecniche di breve e ha dietro un soggetto che comunque gli fornisce la finanza. Proprio questo tema anche del fronting è un altro degli aspetti che appunto cercando di rimettere un po' in fila tutto quanto perché sono venuti fuori tanti concetti, certo, lo so, mi rendo cercando conto, di non ripetere, sì, ma di aggiungere un pezzettino, sì. Il tema del rapporto col cliente sia necessario perché appunto, dobbiamo portarla a bordo, quindi non si può fare una strategia in opposizione, come ricordava giustamente Andrea, sia perché effettivamente dobbiamo passare attraverso un qualche cosa di consenso. Ecco, la necessità di gestire il fronting tra il gestore, il nuovo gestore ed il cliente è fondamentale. Quindi nel momento in cui si lavora, in quell'ottica anche che appunto ricordava adesso Riccardo di dire troviamo delle modalità di partnership, perfetto, lì il fronting lo continua a fare la banca. Magari poi trovando qualcuno invece dietro che può fornire quella finanza che la banca fa più fatica a dare, quindi per una volta un appetito per il rischio e magari anche un discorso di rendimento diverso. Però anche quando appunto c'è un investitore invece che acquista il portafoglio, deve trovare
la modalità per anche far fronte a quelle necessità di bisogno quotidiano, se vogliamo, del cliente, e quindi quello che ad esempio serve per finanziare il circolante, per cui deve avere un soggetto che fa fronting. Spesso può rimanere comunque la banca originator, quindi la banca cede il portafoglio, quindi lo toglie come rischio dai propri bilanci, però trova dei meccanismi per continuare a fare fronting per conto dell'investitore. Ok. Se questa cosa non succede, bisogna trovare meccanismi alternativi. Si parla adesso una delle aree di sviluppo molto forti, nel momento in cui l'acquirente magari è una banca, anche se non una banca commerciale, quindi non con tutti gli sportelli, è quello anche di avere dei sistemi di digital bank, quindi cercare di digitalizzare quanto più possibile. Tra l'altro l'esperienza del Covid, diciamo, ci sta insegnando che la capacità di servire anche a distanza diventa fondamentale, quindi questo sarà un trend che comunque mi aspetto arriverà, piuttosto che trovare soluzioni anche di partnership con soggetti terzi. Ok, d'accordo. Allora, Avvocato Lombardo, così almeno arriviamo anche alle conclusioni, sempre non a caso, insomma, la lascio tra virgolette per ultimo dopo aver sentito i suoi colleghi, perché così abbiamo anche il completamento della view legale. Dunque, questo secondo pezzo, la direzione dove ci stiamo dirigendo con tutte le difficoltà anche che sono state messe sul tavolo. Allora, direi che... forse ancora, provo a mettere ancora qualche altro tassello insieme prima di dare la risposta. Forse il punto di partenza che dobbiamo avere presente è che le società italiane, principalmente le PMI, sono generalmente delle società sottocapitalizzate. Noi abbiamo un sostrato economico italiano che vive sostanzialmente di sistema bancario. Se guardiamo l'Italia, l'85% dell'indebitamento delle PMI è sostanzialmente di natura bancaria, il 15% ha una natura diversa, diciamoci così per il momento. Se facessimo un paragone con il mercato americano, vediamo che la percentuale è esattamente la stessa, ma a capitoli invertiti. Quindi abbiamo l'85% di finanza alternativa e un 15% di partecipazione bancaria, in diverse forme, che non significa che la banca non partecipa, diciamo, alle operazioni di debito sulle società, ma magari partecipa mediante delle strutture diverse. L'altro punto che abbiamo e che dobbiamo tenere in considerazione è che in qualche modo l'elemento culturale italiano, quando si parla di restructuring, si ha sempre in mente una situazione di insolvenza. In verità, se guardiamo ai più grandi restructuring mondiali, quelli che hanno coinvolto decine di giurisdizioni, in verità il restructuring viene inteso come forma di riorganizzazione, non necessariamente come una modalità di insolvenza. E mi ricollego adesso un po' ai vari punti che sono stati trattati. Si è parlato di dismissione dell'UTP. La dismissione dell'UTP forse è qualcosa che dipende anche dal sottostante. Se siamo in un contesto di portafogli molto granulari, forse l'UTP cederlo sarà un po' più difficile rispetto a quella che è stata la cessione dell'NPL, per le ragioni che si dicevano. La banca è più capillare, servono magari dei tecnicismi che necessitano sostanzialmente di un soggetto che faccia fronting, il portafoglio molto capillare magari non crea neanche grosso appetito nell'investitore alternativo, perché la size e quindi la dimensione di ogni piccolo, diciamo, UTP è troppo piccola per poter investire delle risorse, e quindi in qualche modo forse la direzione potrà essere quella invece di partnership, di joint ventures, diciamo di accordi tra diversi soggetti e player del mercato, che devo dire alla fine sarebbe molto anche in linea con quello che abbiamo visto in altri mercati, no? In Spagna ci sono state grossissime operazioni di reperforming che invece in Italia ancora non si sono viste, perché si parte un po' sempre dalla presa d'atto che in verità l'UTP è un prodotto talmente peculiare che molto difficilmente esisterà un player in grado di gestire qualunque forma di UTP. Necessariamente dovrà andarsi verso una combinazione di capacità e competenze che vorrà, diciamo, in qualche modo un team up tra diversi soggetti, che sia la banca, che sia il servicer, che sia l'investitore, che sia il capital provider e via dicendo. Dall'altra parte, la nuova finanza. La nuova finanza, anche lì, il sostrato culturale italiano in qualche modo ci porta sempre a pensare, se non è il finanziamento bancario, adesso pian piano ci stiamo aprendo all'idea del bond. Ma in verità ci sono tantissime modalità di offrire della finanza, che possono essere anche partecipazione al capitale con gli strumenti ibridi, possono essere delle modalità di earnout, che anche sono state menzionate negli interventi di Unicredit Intesa nelle precedenti chiacchierate, e quindi bisogna in qualche modo forse anche fare uno sforzo di creatività per andare a risolvere l'UTP, quindi aprirsi un po' anche a delle technicality diverse. Che forse ad oggi pian piano ci stiamo avvicinando alla possibilità
di un'interlocuzione forse più tra pari rispetto a quelle che sono le discussioni che intervengono tra banche, advisor, investitori e servicer. Il grande passo, secondo me, resterà quello invece di riuscire a trasmetterlo alla clientela, cioè all'imprenditore che è in una situazione di unlikely to pay. E quell'imprenditore lì molto probabilmente porta avanti un'azienda di famiglia che va avanti da 100 anni e l'idea, come diceva anche Andrea, di avere qualcuno che fa step in società, che va a sindacare in un consiglio di amministrazione, ammesso che ci sia, che non sia un amministratore unico, che cosa si può fare, cosa non si può fare, un piano industriale, capire quelle che sono le prospettive, evidentemente forse è la parte difficile di tutta questa discussione. Ottimo, avvocato. Allora, Massimo Famularo, torno da te perché sono curiosa di sentire quale terzo sasso vuoi lanciare, che poi è l'ultimo per andare a conclusione, sperando non sia il più pesante da tenere, da lanciare a te, così almeno cerchiamo di capire come uscire da questo impasse dentro quale siamo, insomma, con tutto quello che è stato già detto. Ottimo, io direi che intanto abbiamo aperto, infrangendo se volete un tabù, perché finalmente abbiamo detto in un panel quello che tutti sanno, ossia che per quanto concerne la classificazione dei crediti, talvolta se questa non segue troppo la realtà c'è un tema di accantonamenti, che è una cosa che hanno tutti in testa, però per qualche motivo non si può dire in pubblico. A questo punto proverei a concludere con un altro tabù, perché in realtà il convitato di pietra di tutte le discussioni su questa nuova ondata che ci troviamo ad affrontare è di fatto la capacità, se vogliamo produttiva, comunque la capacità del sistema di affrontare la gestione di queste posizioni. Guardando ai grafici pubblicati da PwC, noi osserviamo che essenzialmente magari tra il 2015 e il 2019 si assiste a un rilevante alleggerimento dei bilanci bancari, ma i crediti rimangono nel sistema. Il totale dei crediti alla, diciamo, fine 2019 non è tanto lontano da quello che si aveva sostanzialmente al 2015, quindi questi crediti sono usciti dalle banche per finire in veicoli di cartolarizzazione, nella proprietà di fondi stranieri, ma sostanzialmente quelle esposizioni sono lì. A causa della crisi da Covid-19 e del lockdown ne arriverà una porzione ancora significativa, e quindi la domanda per tutti è: il sistema è pronto, ci sono gli strumenti, questi crediti li affronteremo mediante operazioni di cessione, mediante joint venture, mediante riorganizzazioni, un ricorso, come posso dire, massivo all'outsourcing. E come affrontiamo quest'onda? Perfetto, allora come affrontiamo questa onda, cioè quanto sarà grande questa onda e come potremo insomma parare il colpo? Ripartiamo da Riccardo Marciori, partiamo con il giro, quindi prego. Grazie. Allora, se mi avessero chiesto a gennaio cosa sarebbe successo a marzo e avessi magari raccontato quello che è successo, mi avrebbero preso per pazzo, quindi sinceramente non so che cosa dirvi. Posso dire questo sulla base della mia esperienza: l'onda credo che non sarà diciamo impercettibile, sarà consistente, per cui le banche, almeno le banche, anche quelle strutturate, avranno bisogno di aiuto. L'aiuto potrebbe venire proprio dagli outsourcer, e allora ci si potrebbe immaginare, almeno per quanto riguarda una banca del territorio come è il Banco Desio, un discorso di questo tipo, cioè un forte aiuto da parte degli outsourcer sull'ondata degli UTP, ovviamente la possibilità di valutare single name sugli UTP più grossi, perché è chiaro che su una posizione particolarmente grossa ci può essere l'interesse dell'investitore a intervenire direttamente. Per quanto riguarda appunto i portafogli più frazionati, come ho detto prima, sostanzialmente un aiuto nel gestirli, una corretta classificazione, partendo dalla provocazione dell'inizio della discussione, che lo so che costa, mi rendo perfettamente conto che costa, ma ci permette alle banche poi di andare verso le cessioni massive, e quindi la possibilità, con una corretta classificazione, di poter ridurre in qualche modo, non subito ma nel giro di un paio d'anni, e ricominciare a ridurre quello che è appunto l'impatto di quello che starà arrivando. Per cui ecco, da parte mia, e poi ovviamente lascio ai colleghi
l'approfondimento, io questo mi immagino la necessità di un importante aiuto, quindi domanda sul discorso dell'outsourcing. L'outsourcing in particolar modo sugli UTP è delicato per tutti i motivi che ci siamo detti, però credo che sarà necessario. Quantomeno in un discorso collaborativo, come diceva prima Andrea. Sì. E, la possibilità appunto di gestire grosse posizioni, ma quelle non ti risolvono il problema, la necessità di una corretta classificazione per andare a scaricare. Chiudo riallacciandomi proprio alle prime cose dette da Vito Ruscigno, che diceva appunto, guardate, il calo dal 2015 al 2019 è un calo che c'è stato soltanto praticamente sulle sofferenze, molto più contenuto sugli UTP, e se andiamo a fare un'analisi del calo sugli UTP, guarda caso sono 2/3 operazioni macro fatte da Intesa Unicredit, tolte quelle, calo di UTP non ce n'è stato, ma per questo motivo qua. Infine, per un discorso invece di riduzione complessiva della massa dei crediti, lì noi non c'entriamo nulla. Lì il problema grosso è che finché a Innsbruck un fallimento dura 12 mesi ed è già la pecora nera dell'Austria, perché a Vienna probabilmente dura 9, e noi invece andiamo avanti 18 anni, il problema non è nostro. Ed è un gravissimo problema, certo, questo, veramente certo. Un gravissimo problema. Insomma, con la velocità di cui si parlava prima, la tempestività, non abbiamo niente a che fare in questo contesto. Andrea Tresoldi, prego. Sì, concordo nell'affermazione che non esiste una soluzione unica per gestire l'ondata di questa crisi. Un aspetto fondamentale sarà il fatto di mettere insieme un'attività di potenziamento delle strutture interne, inevitabile da parte delle banche, che però richiede tempo, richiede dai 6 a 12, in alcuni casi anche 18 mesi, insieme con una capacità dei servicer di sussidiare queste carenze di presidio, che peraltro con il graduale decremento delle masse classificate NPE sono stati gradualmente svuotati e ricollocati magari su strutture di nuova origination da parte delle banche. Quindi servirà una cooperazione sicuramente tra banche e servicer. Il mercato della vendita dei singoli nomi, dei single name, troverà nuova linfa nelle nuove classificazioni OTP, anche se si è già sensibilmente svuotato ed è stato anzi uno dei principali driver della riduzione degli UTP in questi ultimi 4 anni. Sicuramente i servicer a loro volta avranno bisogno di, per facilitare e agevolare lo smaltimento di questi UTP, avranno bisogno di introdurre ancora più innovazione, non tanto di prodotto quanto di processo, cioè dovranno fare in modo che tutte le fasi preliminari che portano a una decisione finale sulla valutazione della strategia siano quanto più affidate a processi snelli, automatizzati, che non sacrifichino la precisione di analisi e la puntualità, ma che mettano comunque il decisore finale, il deliberante, anche nell'ambito del servicer, nelle condizioni di non dover fare tutto a mano e quindi non dover fare un lavoro di natura artigianale. Questa deve essere la risposta che il sistema banca e servicer insieme devono trovare. Ok, Antonella Pagano, prego, lascio a voi le conclusioni. Sì. Mi ritrovo molto in quanto è stato detto adesso, riprendo questo tema che ha menzionato adesso Andrea, il discorso dei sistemi, delle piattaforme, del supporto, di quello che ti può dare anche la digitalizzazione in senso ampio, è stato già, come dire, messo in evidenza in passato per quanto riguarda la gestione dei portafogli di sofferenze granulari. In realtà per quanto riguarda gli UTP sarà ancora più importante, quindi la possibilità di attingere a informazioni, dati presenti in azienda, e tra l'altro adesso con tutto il concetto dell'open banking c'è una possibilità di veramente attirare informazioni che sono presenti nel sistema e non necessariamente solo nella banca. In più il discorso di lavorare su delle organizzazioni interne, dei workflow che possano anche guidare, soprattutto per quanto riguarda la gestione del credito di piccola taglia, quindi possono guidare il gestore e quindi semplificare, snellire il tutto, sarà decisamente fondamentale. Infatti se vediamo la maggior parte dei
grandi player delle sofferenze, service delle sofferenze, stanno proprio lavorando alla definizione di un modello industriale che gli consente di essere pronto a gestire quella parte del credito di media e piccola dimensione, a cui faceva prima Riccardo, cioè quello, non la grande posizione che va gestita in modo sartoriale, quello, le posizioni single name ci sono da sempre, chiaramente ce ne saranno sempre più, perché poi con l'aumentare dei volumi sarà importante anche riuscire a fare del leverage su quella parte lì, anche su tutti. Ma la vera sfida è riuscire a mettere insieme le competenze, possibilmente anche con meccanismi di joint venture, come auspicato da più parti, per poter industrializzare il processo anche sulla parte di UTP di dimensioni più piccole. Ok, avvocato Lombardo, insomma, le vere sfide quali potrebbero essere? Io direi che forse il messaggio che ne viene fuori è quello della necessità di un'aggregazione, un'aggregazione un po' da tutti i punti di vista, un'aggregazione tra i player e probabilmente anche un'aggregazione tra i borrower, perché da una parte cambia ruolo. Abbiamo la banca che sicuramente nel mondo dell'UTP dovrà avere un ruolo meno defilato di quello che abbiamo visto giocare nella partita dell'NPL, dove è fatta la cessione, risolto il tema del bilancio, poi restava tutto sull'investitore e andarsi a recuperare il credito, e invece c'è bisogno di una vicinanza più importante. E mi ricollego a quello che diceva Riccardo, dice una banca non può evidentemente in difficoltà, non può dare finanza a un soggetto che è in difficoltà, perché ha una serie di effetti dal punto di vista sia diciamo contabile, giuridico, regolamentare, che evidentemente per una banca la porta a fare un mestiere diverso da quella a cui invece è dedicato. È vero però anche che in una situazione diciamo più sistemica, se vi fosse un soggetto che con un'operazione anche di distressed M&A viene in altri mercati, recupera qualcosa che oggi rischia di cadere, la banca sarà ben felice di finanziare quel nuovo soggetto che ha risolto il problema. Quindi anche la banca in qualche modo mantiene un ruolo in questo. Il servicer, che è una grandissima risorsa, ma anche lì ci saranno sicuramente delle evoluzioni, perché da una parte tanto processo, lo diceva Andrea, lo diceva Antonella, tanta tecnologia, processo, modalità di gestire questi enormi portafogli. Dall'altra parte forse ci vorranno però anche dei team con delle competenze nuove, con un approccio più tailor-made, perché purtroppo al di là diciamo di quella che è la grandezza del debito, una situazione da 5 milioni rischia di essere una situazione molto importante per gli effetti che ha. Si è detto prima, finché abbiamo una situazione diciamo legislativa che porta procedimenti di insolvenza a durare anni e anni e anni, sicuramente la situazione non migliorerà. Faccio una provocazione da questo punto di vista, perché si parla ciclicamente di accelerare i processi, il che va benissimo, però bisogna trovare la soluzione dopo, perché il processo lungo in qualche modo fa da ammortizzatore sociale. Se lo Sì. accorcio, e poi alle famiglie cosa dico? Quindi Ecco, rischio di avere un certo. effetto a catena che lo stesso sistema poi non sostiene. Quindi bisognerebbe forse ragionare su delle soluzioni che sono un po' più a monte, prima di andare a risolvere il processo se dura un anno, 5 o 10. Ecco, avvocato, solo una specifica, quando lei parla di aggregazione, assolutamente io concordo, io uso magari più spesso la parola sinergia, ma di quello si tratta, no? Quindi questa aggregazione di cui lei parla passerebbe ovviamente da una view più ampia verso il futuro e poi essere pronti un po' alle sfide, cioè nel senso di essere formati anche per affrontarle, quindi delineare meglio gli ambiti, no? Entro i quali stiamo o siamo sempre stati fondamentalmente. Certo, no, assolutamente. Quando parlo di aggregazione, diciamo, al di là di quella che può essere l'aggregazione tra i player che in maniera attiva devono andare a gestire il problema, forse l'auspicio è anche di un'aggregazione dal punto di vista proprio dell'impresa. Abbiamo troppe imprese troppo piccole, quindi forse le stesse banche, gli stessi nuovi investitori dovrebbero aiutare a mettere insieme magari imprese che fanno lo stesso prodotto, prodotti complementari per cercare di creare dei player nuovi, no? Se Ok, pensiamo, tanti certo. anni fa ci siamo tutti spaventati quando sono arrivati i centri commerciali perché sarebbe scomparso il negozietto al dettaglio. In verità i centri commerciali sono arrivati, ora al di là di come va nello specifico il settore, che forse non è di quelli esemplari negli ultimi tempi, per usare un eufemismo, però non è morto nessuno, anzi, cioè, l'economia in qualche modo ha avuto un'evoluzione e ci siamo riportati forse un po' più al passo rispetto a degli altri paesi che invece utilizzavano quegli agglomerati di commercio in maniera, diciamo, già più consona tempo prima. Assolutamente sì, assolutamente sì. Massimo Famularo, lasciate il compito di chiudere questa tavola rotonda per chiudere il nostro main event.
Perfetto, grazie mille. Io direi che innanzitutto possiamo trarre come elemento di soddisfazione anche l'idea di aver portato, al di là diciamo, delle competenze, degli aggiornamenti, anche qualche punto di vista, se vogliamo, poco sentito, cioè qualcosa magari di aderente a quella che diciamo, è la realtà concreta, ai problemi effettivi della gestione e per una volta anche andando al di là di quelli che sono un po' i ruoli tradizionali per cui ognuno magari vuole difendere il ruolo della banca piuttosto che quello del ceto forense, insomma, abbiamo capito, mi sembra di dire che la morale sia che di fronte a una crisi di portata, diciamo, eccezionale, tutte quelle che sono magari le distinzioni tradizionali, anche talvolta le competenze o le alternanze tra gli originator, i servicer e quant'altro, vanno, diciamo, in qualche modo un po' in secondo piano perché alla fine è necessario un coordinamento comune e assolutamente una riunione delle energie, per far fronte sicuramente a una situazione che non ha precedenti e che sicuramente necessita di uno Esatto. sforzo eccezionale. Esatto, sì, la difficoltà, bravo Massimo, sta anche proprio in questo, che non abbiamo degli elementi con cui confrontarci, nel senso che ovviamente di crisi ne abbiamo attraversate e alle crisi abbiamo assistito, però non come questa, no? In cui si incanalano diverse fondamenta, perché poi si parla proprio di questo, che hanno modificato una serie di questioni a partire proprio dalle nostre abitudini personali. Allora, io ringrazio veramente tutti voi perché in un'ora siamo riusciti ad arrivare un po' al dunque. Aspettiamo e poi magari ci sarà modo tra un paio di mesi, secondo me, magari con l'autunno, di capire che cosa, di tutto ciò che abbiamo detto oggi si è verificato e come si può guardare oltre. Quindi io vi saluto ancora tutti. Massimo Famularo, grazie anche per avermi aiutato proprio nel coordinamento. Grazie mille. Grazie all'avvocato Francesco Lombardo, grazie a Riccardo Marciò, grazie ad Antonella Pagano e grazie ad Andrea Tresoldi. Li vediamo tutti. Grazie a tutti. Grazie Prata. a tutti. Grazie a voi. Sì. Grazie, grazie. E allora Buonasera. noi ci salutiamo qui, io vi ringrazio per averci seguiti, vi invito a seguirci anche sul nostro sito lefonti.tv nella sezione proprio dedicata agli eventi, vi mostro proprio velocemente, poi lo facciamo anche durante tutte le giornate, questa ovviamente era la Finance TV Week, ma se voi andate nella sezione eventi TV Weeks potete vedere tutte le settimane monotematiche che abbiamo organizzato, la prossima settimana sarà dedicata alla Tax TV Week. Cioè la nostra settimana è dedicata alla tax e invece vi ricordo anche l'International Trading Week nell'ultima settimana di luglio che stiamo ovviamente organizzando. A proposito di trading, a proposito di mercati, noi ci vediamo domani mattina a partire dalle 9 con il nostro opening bell, quindi vi aspetto qui. Grazie ancora per averci seguiti e buona serata.